Pellegrino numero 1 sono rinviati alla seduta del 19 aprile 2016. Intervengono quindi i presidenti della quinta commissione Boccia, deputato Crippa, il quale rende precisazione, presidente. Intervengono infine sull'ordine dei lavori, deputati D'Arienzo, Damiano, Vacca, al quale rende precisazione, presidente, nonché la deputata Di Vita. La seduta termina alle 17:50 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta dell'8 aprile 2016, con inizio alle 9:30. Grazie, se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati Bueno, Capelli, D'Ambrosio, Di Gioia, Gregorio Fontana, Locatelli, Manciulli, Pes, Pisicchio, Porta, Serealacci, Rosato, Sanga, Tabacci e Tacconi sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 91, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. Invito la deputata segretaria di Presidenza a dare lettura delle petizioni pervenute. Prego, onorevole. Petizioni. Elvio Gallo da Milano chiede iniziative per evitare l'indebito ampliamento dei poteri di controllo e di accertamento di Equitalia alla sesta commissione. Stefano Casabianca da Catania chiede l'espulsione e la confisca dei beni degli stranieri che commettono reati in Italia alle commissioni riunite prima e seconda. Gaetano Cortese da Cusano Milanino, Milano chiede iniziative per la revoca dei vitalizi concessi per lo svolgimento di incarichi istituzionali e delle cosiddette pensioni d'oro alle commissioni riunite prima undicesima. Iniziative per l'intitolazione di un monumento in onore degli eroi quotidiani alla prima commissione. Massimiliano Valdannini, da Roma, chiede l'unificazione degli uffici del pubblico registro automobilistico e delle motorizzazioni civile alla nona commissione. Edmondo Cesaroni da Roma chiede norme per garantire la sicurezza dei ciclisti alla nona commissione. Iniziative